e parliamo di Sanremo. E voi direte che cosa c'entra Sanremo con Voce delle Chiese, perché ne parlate? Beh, ne parliamo ovviamente con una lente di ingrandimento che contraddistingue ed è la caratteristica di questo programma, cioè un'attenzione anche a determinati temi, ad alcuni argomenti che si possono ritrovare in vari ambiti, tra cui anche l'ambito di Sanremo. Adesso, non, al di là che voi stiate partecipando, guardando assiduamente questo festival della canzone italiana, che siate appassionati oppure no, ecco, diciamo che però ci colleghiamo, per quanto riguarda Sanremo, a quello che ha dichiarato qualche giorno fa, la serata di apertura martedì sera, Dargen D'Amico, che è uno dei cantanti in gara, che a latere della sua canzone ha diciamo lanciato una sorta di appello al cessate il fuoco a Gaza, e soprattutto una frase che risuona così: Dio non accetta la scena muta, la storia e Dio, per essere corretti, non accettano la scena muta, cessate il fuoco. Noi abbiamo pensato di commentare questa frase, questo appello, insieme ad un pastore valdese, Gregorio Plescan, che è con noi. Buongiorno Gregorio, bentornato su Radio Bequit. Grazie, grazie. Grazie a te per la disponibilità. Gregorio Plescan, attualmente pastore nelle chiese metodiste tra Alessandria, Barsignana e San Marzano, cosa ti ha suscitato? A noi ha suscitato, insomma, questa frase di Dargen D'Amico, del cantante Dargen D'Amico, ha suscitato comunque una certa impressione per il fatto che, per fortuna, ecco, alcuni temi possono essere detti senza troppi problemi, no? Perché qua si tratta davvero del rispetto delle persone, in primis dei bambini. Lui citava in modo particolare i bambini che sono sotto le bombe. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Io devo dire che ho trovato questa frase, ma anche, diciamo, la breve scena che è stata riportata da alcuni social media, l'ho tratta un'interessante commistione tra leggerezza, questo personaggio con la giacchetta tempestata di orsacchiotti di peluche, quindi un personaggio con un costume di scena decisamente leggero, insomma, quasi al confine tra il kitsch, e la serietà molto, molto profonda, mi verrebbe quasi a dire terribile, di quello che ha detto, no? E mi ha fatto pensare che, in senso, in questo caso assolutamente positivo, l'abito non fa il monaco. Appunto. Uno, certo, si può vestire da buffone e dire delle cose molto serie, e quindi si potrebbe anche dire l'opposto, insomma. Comunque, allora, io ho trovato molto interessante questo richiamo alla corresponsabilità, all'attenzione attiva, che non nasce soltanto, da quello che ho capito, dall'emozione che credo prenda tutti e tutte noi quando vediamo ormai queste scene terribili che si ripetono, come verrebbe dire, quasi una variazione sul tema, ma che si ripetono in maniera sempre più angosciosa di giorno in giorno, ma che nasce da una consapevolezza, no? Lui partiva dall'esperienza fortunata della cugina che ha la fortuna di essere nata dalla parte, tra virgolette, giusta del Mediterraneo, e lo sterminio dei bambini che hanno avuto la sfortuna di nascere dalla parte sbagliata, sì, del mare. E io l'ho trovato interessante perché era un'osservazione puntuale in questo tempo in cui noi siamo letteralmente ingolfati di notizie, ma notizie che sembrano invitarci a scegliere come tifosi e non a maturare, sì, una consapevolezza legata a cause e effetti, insomma, al fatto che le cose purtroppo non succedono perché succedono, ma innanzitutto perché qualcuno le fa succedere, ovviamente, cioè la responsabilità personale di tutti quelli che le fanno succedere è inevitabile, ma anche perché ci sono delle storie prima e che causeranno delle storie dopo. Adesso, senza entrare troppo in politica, se volete in polemica, certo che tutte le persone che hanno
perso o visto soffrire genitori, figli, nipoti, cugini, eccetera, eccetera, non avranno altro che buoni motivi per ripetere all'infinito, in qualche modo moltiplicare all'infinito il loro dolore e anche il loro desiderio di violenza. Insomma, si potrebbe dire che se uno entra nella storia come se fosse un saloon con le pistole spianate, e alla fine avranno risultati devastanti, che questo li stiamo vedendo. Naturalmente ho trovato anche molto interessante quella frase su Dio che Non non accetta scena diciamo. muta. Sì, allora, io trovo in generale interessante e importante che si parli di Dio in un modo che non è né banale, né, cioè forse è semplicistico, questo sì, ma non è banale, e che non sia neanche, come viene utilizzato ormai molto spesso, come la fonte della nostra identità, ma semmai Dio che è il pungolo della nostra coscienza. E questa mi sembra un'osservazione molto, molto puntuale, insomma, molto da tenere presente. E devo anche dire che, seppure in maniera assolutamente laica, non so, non ho neppure idea se fosse una cosa voluta o se è soltanto qualcosa che ha, diciamo, suscitato questo pensiero e questa emozione in me, mi ha fatto pensare a almeno due brani evangelici, no? Gesù che dice: non chiunque mi chiama Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, e poi ancora di più quel grande e a tratti anche terribile discorso di Gesù sul giudizio universale, in cui dice: quando il figlio dell'uomo verrà, che cos'è che considererà? Avevo sete, mi avete dato da bere, fame, dato da mangiare, ero malato, eccetera, eccetera, e anche se non ve ne siete accorti, il minimo ero io. Ecco, questo in effetti mi sembra che abbia molto a che fare con l'immagine di Dio che non sopporta una scena muta. E devo dire che mi è sembrato un pugno nello stomaco, molto forte, molto interessante, soprattutto perché veniva da, non voglio ripetere l'immagine con la giacchetta con gli orsacchiotti, però cioè da qualcuno in cui non ti aspetti, no? Effettivamente la festa di Sanremo ti aspetti sole, cuore, amore, e non dei discorsi, lasciami dire, così profondi e sensibili in quel contesto. Sì, poi penso che in questi ultimi periodi, come accennavi anche prima, ci sia quasi una paura, no? Di esporsi, di dire la propria, per paura di essere poi fissati, incanalati in uno schieramento piuttosto che in un altro, quando in questo caso invece si travalica, giustamente, come sempre dovrebbe essere questo schieramento a favore o a sfavore di l'uno o dell'altro. Diciamo che l'obiettivo finale è quello di ricordare che così non va, insomma, con la violenza, con le guerre, con le vittime civili che stiamo vedendo non va bene. Questo, diciamo, è la base. E anche le chiese sono invitate, questo è un appello che sicuramente non è nuovo. Nella storia ci sono stati altri momenti in cui le chiese sono state chiamate a prendere non tanto una posizione, ma a prendere una parola di solidarietà e di sensibilità verso quello che stava succedendo. Ecco, vorrei però, se mi permette, tornare un attimo sul punto che facevi prima, no? Cioè appunto questo discorso del timore del giudizio, eccetera. Ecco, io credo che non si possa neppure dimenticare che il mondo dello spettacolo ha quello che si chiama, che in questo momento viene talvolta citato, il doppio standard, che è un doppio standard molto forte, no? Io vi confesso che non sono, non è che segua tanto, tanto la musica o quantomeno questo genere di musica, però insomma uno, anche se non è del mondo, vive nel mondo e quindi qualche eco gli arriva, no? E per esempio aveva colpito che, per esempio, nel 2022 la Russia è stata espulsa, ha avuto un veto nella Eurovision Song Contest per l'invasione dell'Ucraina, quindi se volete un veto motivato, però
però comunque che in questo momento non si applica su Israele, nonostante ci siano state, adesso io non so se è una cosa che una notizia diffusa o arrivata in maniera un po' carbonara solo a persone come me, delle forti proteste di musicisti, di artisti scandinavi, proprio su questo fatto, no? E in qualche modo verrebbe da pensare che nel mondo degli affari, quantomeno nel mondo occidentale, conta di più Israele che la Russia, figuriamoci quanto conta la Palestina, no? Però si potrebbe anche ampliare alla storia dell'esclusione della Russia dagli eventi sportivi, eccetera, Certo. eccetera. Ecco, diciamo così, se ancora un secondo, che insomma, noi sappiamo che nella storia del pensiero umano c'è sempre stato un dibattito tra l'idea che l'arte sia qualcosa di puro, decontestualizzato, oppure al contrario si debba coinvolgere, debba sporcarsi le mani nella storia. Mi pare che questo cantante sia riuscito a coniugare la leggerezza, sempre della giacca con gli orsacchiotti, alla serietà del messaggio che partiva della richiesta del cessate fuoco, che partiva dall'esperienza, appunto, la cugina che. Certo, assolutamente sì, sono delle riflessioni che potrebbero anche approfondirsi e scivolare su tanti altri temi. Ovviamente noi non abbiamo il tempo per poterlo fare, ma lasciamo a chi ci ha seguito e a chi ci ha ascoltato la propria riflessione personale. L'idea è anche quella, no? Di instillare una riflessione che poi ognuno può proseguire nel proprio intimo, con la propria sensibilità, con il proprio approccio, ecco, a quello che accade. Io ti ringrazio davvero molto, Gregorio, per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie per l'accoglienza, per l'invito, per tutto. Grazie Gregorio Plescan, pastore valdese, e buona continuazione a te e a tutte insomma, le attività della vostra chiesa. Buon 17 febbraio, visto che stiamo per arrivare a questa data. Grazie, e anche noi a Bassignana lo Farete cose, festeggeremo. sì. Proietterete un falò, giusto? Farete un falò Sì, proiettato. allora, sì, senza dar fuoco a niente. Benissimo, ti ringrazio ancora, buona continuazione, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Ciao.